Ciao amici YouTube, benvenuti e bentornati a questo appuntamento. Quest'oggi andiamo a fare un interattivo, come potete vedere, con la selezione di uno dei miei tre cristalli e avete già letto dal titolo. La domanda sarà, quali sono i sentimenti della persona del vostro cuore in questo momento, in questo preciso istante. Ovviamente questo interattivo vale dal momento in cui ascoltate, il video. Quindi andremo a fare una selezione, oggi abbiamo una giada gialla, abbiamo un diaspro rosso o un diaspro azzurro o sodalite azzurra. Quindi andate a fare la vostra selezione, in basso trovate come al solito il tempio e andiamo a vedere quindi quali sono i sentimenti della persona del vostro cuore. Ovviamente pensate alla persona del vostro cuore. Intanto io vi saluto, sono Astro, per qualsiasi informazione in basso avete la mia mail e la mia pagina web. Quindi iniziamo subito con la numero 1, la nostra giada gialla. Allora, per tutti coloro che hanno selezionato invece la nostra giada gialla, andiamo a vedere un po' quali sono i sentimenti di questa persona in questo momento. Quindi andiamo a capire un poco. Potrebbe essere magari un amore, una persona che conquistate in questo preciso istante, oppure una persona che avete dell'interesse e volete capire realmente quali sono i suoi sentimenti, cosa sta provando per voi in questo momento, preciso istante. Allora, faremo questo interattivo usando le nostre carte dei transiti astrologici, gli oracoli di After Tarot e poi prenderemo anche degli oracoli di Hermes Son. Quindi andiamo a vedere, cari amici, che avete selezionato la nostra giada verde, i suoi sentimenti. Ricordo sempre che per qualsiasi informazione, per un consulto privato, in basso avete la mia mail, la mia pagina web dove potete prenotare tranquillamente con la carta, con PayPal, oppure scrivetemi, io vi invio tutti i dati PostePay. Allora, vediamo subito quali sono i messaggi per voi in questo momento. Allora, abbiamo la carta della perdita, abbiamo la carta della ricchezza, la carta dell'entusiasmo, della manipolazione, della seduzione e del criticismo. Beh, questo è un momento molto particolare per la persona che state pensando. I suoi sentimenti sono altalenanti, devo dire la sincerità, dovete fare molta attenzione perché lui va da momenti molto bassi a momenti molto alti, di grande entusiasmo. È probabile che sia una persona che abbia problemi economici o comunque ed è molto ambizioso nella vita, di conseguenza ha grandissimi sogni, cerca di realizzare la propria vita, anche se non riesce facilmente, forse perché è una persona molto inquieta, vedete qui è uscita proprio l'Ariete ed è possibile che questo momento così per la Venere in Ariete è molto particolare, quasi vulcanica la Venere in Ariete, no? Sembra quasi che lui sia una persona che esplode, che abbia sempre delle bellissime idee, sicuramente è una persona con cui non vi annoiate, eccetera, però ci sono dei momenti in cui forse non riesce a materializzare quello che realmente sta desiderando in questo momento ed è vero che probabilmente è molto ambizioso nella vita, sta cercando anche di ritrovare una propria strada e questo potrebbe essere un momento in cui lo sentite forse leggermente distante in questo preciso istante. Ripeto però, ci sono dei momenti in cui c'è grandissimo entusiasmo tra di voi, c'è addirittura voglia proprio di espandere le vostre conoscenze, di sentirvi sempre pronti, addirittura uno che pensa sempre a spostarsi, viaggiare, a cercare di trovare delle nuove mete, vi coinvolge anche in moltissimi discorsi che però poi a livello pratico, lo vedo qui nella manipolazione del criticismo, la vedo un po' difficile, un po' dura. Indubbiamente quello che non manca in questo momento è la seduzione, quindi abbiamo visto qua che abbiamo un bellissimo Giove in pesci ed è proprio questo il momento, quindi c'è una grandissima attrazione, un magnetismo che comunque vi continua a legare tanto, c'è proprio la voglia anche di ritrovare se stessi proprio nella vita, no? In quello che si è. E tra l'altro siete ancora molto legati da questa realtà proprio grazie al fatto che siete delle persone che tendono sostanzialmente a vivere delle emozioni al 100% serie, no? Quindi è molto probabile che questo è un momento in cui sente proprio comunque la voglia di vivervi in questo preciso istante. Vedo però qui due carte molto particolari di questo rapporto e dei sentimenti adesso proprio di questa persona. La prima carta che vedo è la manipolazione, quindi io direi di fare leggermente attenzione a questa persona.
Perché uno che tende molto a manipolarvi, tende molto a... Allora, non vedo carte di cattiveria, perché credo che non sia una persona cattiva, però comunque penso che sia una persona molto critica anche nei confronti di quello che fate, e questo è anche un atteggiamento tipico di persone manipolatori. Quindi dovete fare un po' attenzione che nella seduzione, nell'entusiasmo, non vi trascini anche lui in un mondo fatto di... ansie, di paure, di incertezze, nonostante questo suo grande, la sua grande ambizione. Potrebbe essere una persona che in realtà economicamente sta bene, una persona che però sono proprio quelle persone forse leggermente un po' insoddisfatte nella vita, quindi sento questa inquietudine nella sua realizzazione e lo vedo, ripeto, da questa Venere che abbiamo visto qui, che rappresenta proprio un po' il suo stato di essere e avendo proprio una Venere che è l'unica che abbiamo qui come carte, mi rendo conto che questo potrebbe essere un momento in cui è molto autodistruttivo. Quindi deve cercare di ritrovare anche un po' la sua stessa meta, il suo percorso, diciamo, di vita in questo preciso momento. Sono sentimenti purtroppo molto contrastanti ed è proprio lui come persona o lei, dipende da se siete uomini o donne, io ovviamente parlo sempre femminile, voi lo sapete perché siete di più le donne che mi seguite. Questo potrebbe essere proprio quel tipico momento in cui si sente proprio un po' la sensazione di sentirsi persi, di sentirsi in qualche modo non capiti anche. È vero che le sue proprie ambizioni in questo momento sono la meta più grande, quindi è normale che poi vi lascia anche un po' in secondo piano, no? Quindi sicuramente seduzione, sicuramente entusiasmo, però tantissimi bassi in questo momento, proprio perché è una persona che si sente persa nella vita, che ha bisogno in qualche modo di ritrovare anche un po' la propria identità. Inoltre c'è questa sensazione di essere sempre criticati, c'è sempre questa sensazione di non voler... E impulsivamente di sentirsi sempre precisi, di avere sempre ragione, ecco perché le discussioni tra di voi possono tendere sempre a dei litigi, no? Non ci sono, però sembra che c'è proprio un'aria abbastanza forte, abbastanza pesante. E attenzione perché qui abbiamo due volte una sensazione di aver sempre ragione nelle cose, e questo potrebbe portarvi magari a sentirvi sbagliate. Non credo che voi lo siate, eh. Credo che questa persona in realtà tende molto spesso ad usare questo atteggiamento proprio per farvi vostro, per sentirvi manipolato, per sentirvi magari in qualche modo anche suo da non andare via. Questa seduzione e questa perdita magari potrebbe essere anche un po' questa voglia, o forse quello che c'è da ritrovare nella vostra coppia. Qui potrebbe esserci una perdita anche economica consistente di questa persona, ed ecco perché lui comunque cerca sempre di ritrovare dei nuovi percorsi, delle nuove strade. Mi raccomando, qui c'è bisogno seriamente di ritrovare un po' di equilibrio in questa coppia, soprattutto anche da parte vostra. Sembra che lui possa fare un po' tutto quello che vuole di voi, ecco, quindi dovete un attimo essere leggermente un po' più forte, secondo me, in questo momento. Cercare di non lasciarvi manipolare, ecco, volevo non dirlo questo, però mi rendo conto che tra di voi sembra quasi che avete trovato l'uomo della vostra vita, che possa sembrare la vostra anima gemella. Sì, però lui è in una fase molto particolare adesso, e quindi c'è bisogno anche che voi siate forti e che non siate sempre delle croce rossine, che assecondate sempre tutto, che va bene tutto. No, qui dovete adesso magari fargli capire che esistete anche voi, che ci siete anche voi, che magari potete anche aiutarli in determinate situazioni, che non vi deve sempre mettere in secondo luogo. Ecco perché credo che questo sia importante, forse perché lui abbia proprio bisogno di questo. Voglio prendere tre carte per voi. Dopo continuiamo con questa stesura, però voglio vedere anche voi in questo preciso momento. Vedi, innovazione. O essere ecco, la vostra tendenza è quella anche magari molto spesso di scappare, no? Di allontanarvi da una situazione del genere, però in realtà dovete essere molto innovatrici, dovete cercare di trovare, di essere costanti soprattutto. Secondo me è vero che è difficile in questo momento, anche perché una persona che vi piace, che comunque state cercando di ritrovare l'armonia,
Però dovete rinnovare, dovete capire che magari il rapporto fino, come l'avete vissuto fino a questo momento non è realmente giusto ora, cioè dovete chiamare un po' la chiave, ecco. Dovete trovare nuovamente dei nuovi stimoli che probabilmente alla coppia fanno anche bene. Quindi è inutile scappare o assecondare una situazione o ostentare sempre il fatto che ma noi eravamo così. Nel passato credo che in questa coppia non possa tornare. C'è gente che ovviamente dice sempre, si ostina sempre dicendo ma io l'ho conosciuto diverso, noi ve la vivevamo diversa, noi eravamo diversi. Secondo me questo deve essere un po' cambiato, deve magari le coppie cambiano, si adeguano anche ai tempi o alle situazioni che state vivendo in questo momento. Quindi sarà importante anche viverlo in questo momento. Vabbè, per non confonderci, questo intanto le togliamo. E andiamo a prendere sette carte, andiamo a vedere un po' col vostro rapporto, in realtà, anzi, i suoi sentimenti. In questo, anche se sono già molto chiare queste carte, devo dire la verità, no? Allora, i suoi sentimenti, tutti coloro che hanno. Allora, abbiamo un 3 di denari. Aspettate che voglio vedere se vedete le carte. Questa è un'inquadratura nuova e non riesco a vederla bene. Carta nascosta, abbiamo la luna. Allora, andiamo a capire un attimo un po' meglio questo vostro rapporto. Allora, proprio nella vostra. C'è tanta riflessione in queste carte. E soprattutto questo momento dove bisogna essere anche molto logici nel vostro tipo di rapporto e nei vostri sentimenti. Continuo ad evidenziare la manipolazione di questa persona, il fatto che comunque. Lui si è predisposto un obiettivo nei vostri confronti che secondo me bisogna tenerlo in considerazione. Purtroppo non è un momento facile. I suoi sentimenti in questo momento non sono molto chiari. Non vorrei che ci fosse anche stato l'intervento di qualcuno o di qualcun'altra. Quindi è possibile che qui ci sia anche addirittura una sorta di tradimento. È forse anche per questo che molto spesso lo vedete che sia molto entusiasto. Ho una sensazione che si è perso il rapporto proprio quello vero, quello naturale, e quindi di conseguenza avendo delle situazioni parallele, quindi magari dei tradimenti o altre persone, il tutto diventa quasi un po' più facile nei vostri confronti. Ascoltate bene e sentite bene questo vostro rapporto, forse magari sentite che c'è qualcosa che sta mancando in questo momento, e di conseguenza dovete fare attenzione perché se state sentendo dentro di voi che c'è forse magari qualcosa che non è molto chiara, questa papessa ve lo sta già dicendo che bisogna ritrovare un po' l'equilibrio. So che anche voi siete tra due mondi, non state capendo realmente e sembra quasi che voi siete in una fase di osservazione di questo rapporto. Me ne rendo conto, anche perché qui comunque anche a livello passionale c'è comunque, ce n'è, però dovete scavare più in fondo, capire se realmente non sia qualcosa di superficiale. O magari c'è ancora quel coinvolgimento che magari vi ha sempre caratterizzato. Vedete come i sentimenti di questa persona sono molto bloccati in questo momento. Sono molto bloccati un po' perché si rende conto che forse quello che è stato non può forse ritornare. Mi rendo conto che ci sono comunque dei cambi di strategia in questo momento, anche di dimostrarveli, però rimane sempre una persona molto logica in questo preciso istante e continuo a pensare che sia il fatto che lui sia alla ricerca di una strada e di un percorso. Quindi, nel primo chakra la papessa rappresenta sempre il dualismo della vita, gli alti e bassi che una persona può vedere, ma è anche una grandissima forte intuizione. Sembra che i suoi sentimenti in questo momento siano guidati o proprio dai sentimenti veri o anche addirittura dalle azioni. Quindi sembra che siate in un momento che vi sta scrutando, osservando, capendo in realtà se questa potrebbe essere realmente la vostra storia. La papessa però nelle carte rappresenta sempre qualcun'altra. Non vorrei che ci fosse in mezzo una ex moglie, un'ex fidanzata, una persona del passato che in questo momento sta purtroppo coinvolgendo un po' la vostra coppia. Nell'intimità abbiamo l'eremita, sembra proprio quasi che c'è un mondo proprio chiuso, c'è un mondo magari che non è ancora molto aperto, non è molto chiaro, e questo purtroppo è sintomo anche del fatto che ci si è persi, vi siete un po' persi anche proprio nel gioco,
nell'intimità. Magari va benissimo, perché c'è attività sessuale tutto il tempo, è ancora continua, però andate a scavare in fondo, forse sentirete che manca ancora qualcosa. Quindi questo bisognerà farlo un po' attenzione e capire realmente. Purtroppo i suoi sentimenti, ma non di amore, le sue emozioni in questo momento sono estremamente bloccate. Sembra quasi che lui non riesca in realtà ad esternare le sue proprie paure, le sue proprie incertezze o anche i suoi sentimenti d'amore, i suoi sentimenti di stima nei vostri confronti, di rispetto. C'è una persona veramente bloccata. Proprio l'otto di spade vicino all'eremita o comunque di carte così profonde, la luna, la papessa, l'eremita, c'è un mondo un po' troppo chiuso dentro di questa persona. Non sono carte negativissime, nel senso che non è che si arriva proprio a un momento, diciamo, depressivo, assolutamente no, però mi rendo conto che c'è proprio una mancanza quasi di entusiasmo in questo momento da parte di questa relazione e dei suoi sentimenti. Questi sono dei ricordi del passato. Il 6 di Coppa ci rimanda molto spesso a quello che è stata la nostra vita, le nostre emozioni, quindi è probabile che in questo momento la persona che avete davanti, che state pensando, forse anche lui sta rivivendo dei momenti del passato. Io non ti ho conosciuto così, io pensavo in un aspetto diverso, purtroppo quello che abbiamo vissuto non possiamo tornare indietro, quindi sembra quasi che siamo in una fase che non riusciamo sostanzialmente a ritrovare quella spensieratezza che abbiamo vissuto precedentemente. Questo purtroppo è sempre qualcosa che ci rimanda anche al fatto di non essere ancora molto in grado di poter rompere quel muro del passato. Purtroppo, come vi ho detto prima, gli amori cambiano, non sono facili, col tempo diventano sempre qualcosa di diverso, no? Abbiamo 7 di denari a livello anche comunicativo, sembra quasi che ognuno sente in quella fase in cui dice: vabbè, ma tu mi hai detto quella cosa, quindi anch'io ti dico questo. Cioè, si fa un po' di fatica a parlare, a trovare un po' di armonia nella vostra comunicazione. Poi continua a dire che lui con questo re di spade rappresenta una persona estremamente logica in questo momento, che forse non si sta neanche basando tanto sui propri sentimenti. Però la carta, come vedevo anche qui, c'è comunque qualcosa di positivo in queste carte. C'è comunque la voglia di ritrovare dal 6 di coppe, forse magari quella spensieratezza di prima. C'è anche una ricostruzione di questo rapporto ed è lui proprio quello che sta pensando. Ora forse non è il momento, perché siamo in una fase così molto dinamica, molto attiva, lui magari ha le sue situazioni che devono essere rivalutate attentamente, ma breve, presto inizierà anche a ripensare, cioè inconsciamente sa che deve ripensare proprio a questo tipo di rapporto. L'unica cosa di cui ho paura è che ci siano dei tradimenti in vista. O ci siano state delle menzogne, delle paure. Purtroppo la luna, ragazzi, rappresenta quello e non possiamo distorcere il significato delle carte. Quindi, sotto sotto, magari ci sono anche dei momenti di stabilità proprio per quello. Allora, andiamo a vedere magari qualche frase che mi può riconnettere un po' sui suoi sentimenti, va bene? Allora, esito positivo, ma infatti secondo me è proprio quello che io credo, di questo rapporto. Alla fine è un momento forse di crisi, ho bisogno di tempo, racchiusa proprio in una frase questa stesura. Bisogno magari un po' di tempo, ora puoi. Quindi questo è un momento in cui secondo me bisogna aspettare, attendere. Non vi preoccupate, anche voi secondo me cercate di essere leggermente un po' più forti e coraggiosi nel prendere determinate decisioni durante questo periodo e vedrete che le cose secondo me migliorano. Allora ragazzi, grazie come al solito per essere stati qui, lasciate il vostro like e il vostro commento, spero che questo messaggio vi sia stato di aiuto, noi ci sentiremo alla prossima, passiamo alla prossima pietra. Allora, la prossima pietra abbiamo detto era il nostro diaspro rosso. Potete vederlo qui. Quindi andiamo a vedere come sarà per voi, quali sono i sentimenti di questa persona nei vostri confronti, dell'uomo o della donna che avete pensato. Io ovviamente, ragazzi, parlerò al femminile perché siete molto di più le donne che mi ascoltate durante questo momento, questo periodo. Quindi andiamo a vedere un po' i sentimenti della persona del vostro cuore. Questo è un interattivo che vale sia se state con una persona, sia se pensate ad una persona o state frequentando una persona, quindi
un interattivo molto ampio, c'è sempre qualcuno nel nostro cuore, capire quali sono i sentimenti, magari anche un ex, una persona che non c'è più in questo momento nella vostra vita, quindi magari capire i suoi sentimenti. Ricordo sempre che per qualsiasi informazione in basso avete la mia mail e la mia pagina web. Per prenotare un consulto basta andare sulla mia pagina web, prenotarlo con la carta di credito o PayPal, o addirittura potete tranquillamente scrivermi sulla mia email, va bene? Allora andiamo a vedere un poco. Qui prenderemo allora sei carte, capiamo subito i suoi sentimenti. Allora, il primo sentimento è la carità. Il rischio, l'autorità, abbiamo la carta dell'empatia, della forza e dell'eccitamento. Fa paura, fa un po' fatica questa persona, eh? Mi rendo conto che è una persona che molto spesso, che ha sempre visto i sentimenti un po' come una forma di rischio, di uscire fuori un po' dalle sue proprie barriere, no? Dalla sua propria zona di comfort. Allora, vediamo se non c'è nessuna Venere, ecco perché ci sono addirittura delle carte molto forti, è una persona molto empatica, sa perfettamente quello che sta provando, ma fa molto fatica in questo momento a lasciarsi andare. Allora, è una persona, devo dire, che conduce una vita spesso molto chiusa, ecco, potrebbe sembrare tipo un orso, queste persone che sono sostanzialmente molto introverse, anche nelle donne, no? Queste donne un po' introverse, che non si capiscono mai le proprie azioni, no? Questi uomini che non vogliono mai raccontare nulla della propria vita, anche perché credono che raccontare i propri sentimenti sia forse anche un simbolo di debolezza. E questo magari è un po' lui in questo momento. Addirittura ci sono dei sentimenti molto particolari perché sì, gli piacete tanto, è molto empatico, ma lui non crede che tutto questo amore debba essere poi alla fine sempre così esternato, ecco, quindi non c'è bisogno di esternare nulla, di dire sempre tutto come un qualcosa, insomma, proprio nella vita che sia fondamentale, cosa invece che per voi è diversa, per voi che avete molto più bisogno. Addirittura questa sembra quasi che siete caritatevoli, no? Che state chiedendo sempre un po' un abbraccio, una frase positiva, una frase d'amore. Siete lì proprio a chiedere l'elemosina a questa persona. E tendete sempre anche forse ad uscire un po' voi fuori da quello che voi siete. Voi non siete abituati a farlo perché molto spesso vi è stato dato questo amore, no? Invece con questa persona è una persona molto forte, molto determinata sui propri sentimenti, che poi questo non significa simbolo di forza, ma magari una persona che non è stata abituata proprio nella vita, no? E lo vedo anche proprio da questa carta, molto chiusa, una persona che molto spesso tende a combattere con i propri sentimenti, che questo è il sole in scorpione, quindi è molto probabile che sia una persona simile a questo atteggiamento dello scorpione, che si chiude dentro se stesso, che non si lascia andare, che ha paura che probabilmente le cose nella vita devono andare in maniera diversa rispetto a come sta andando con lui, no? Sono successe cose probabilmente per questa persona che non sono molto chiare e quindi ha sempre questa tendenza a nascondersi, a chiudersi dentro se stesso. Adesso sì, proprio un po' di mistero, molto duro, molto forte e anche qui dei picchi di grande eccitamento, magari c'è una grande passione, un grande coinvolgimento, è vero che è molto empatico perché vi capisce, sa parlare, sa esprimervi. Però c'è sempre questa sua paura nell'esprimere se stesso nei propri sentimenti. Sembra quasi che quello sarebbe uscire un po' dal suo guscio, uscire un po' dalla sua zona di comfort, che lo porterebbe poi comunque a non essere molto chiaro. Purtroppo la carta dell'autorità è una carta molto forte, addirittura è una persona che tende molto spesso ad essere leggermente anche un po' aggressivo, anche un po'. Tende molto spesso ad nascondere i propri sentimenti, le proprie parole, dicendo: "Oh, che palle, però mi dici sempre le stesse cose." Insomma, come
Cosa che invece voi siete diversi, voi state proprio elemosinando da parte di questa persona un po' di sentimenti. Allora, non che non ci siano i sentimenti, però se li volete da una persona del genere che ve li dimostri, io ho paura che non sarà facile. Nel senso, è empatico con voi, ci sono anche momenti di grandissimo coinvolgimento, lo vedo proprio questo Mercurio in Gemelli che è proprio mentalmente siete anche molto presi, avete veramente delle grandi idee, siete proprio due persone che in qualche modo sembra fa che siete fatti l'uno per l'altro, proprio nei momenti in cui parlate, perché avete un po' veramente le stesse idee, però per lui è troppo forte uscire da questo suo guscio. Abbiamo la luna in pesci, quindi con lui la grande empatia, in realtà lui ha una grande empatia e lui sa perfettamente che il suo atteggiamento è sbagliato in un rapporto, cioè lui sa perfettamente che questo tipo di rapporto deve essere in qualche modo lasciato, deve essere un po' più sciolto, anche il suo atteggiamento, insomma, sa che non è giusto, no, nei vostri confronti, perché è una persona che sa che nella vita, insomma, c'è bisogno di più presenza, ecco, diciamo in questo modo. Il problema però è che non so quanto lui possa uscire da questi schemi, non so quanto lui possa ritrovare magari un po' questa serenità dentro di se stesso. Sembra addirittura che sia anche stato lui nella vita a doversi formare, diciamo, ecco, a livello sentimentale. Addirittura lui ha sempre avuto paura e la volta che ha rischiato, beh, la volta che ha rischiato purtroppo secondo me non gli è andata bene. E quindi ha paura nuovamente di farsi male, ha paura, quindi tende che tutte le volte che ha sofferto, quella volta forse magari una che ha sofferto nella sua vita è stata sufficiente, quindi tende di difendersi, di autodifendersi proprio da questi tipi di sentimenti. Ecco perché nei vostri confronti c'è empatia, c'è sentimento, però ragazzi è una persona che non è abituato assolutamente a dimostrarvi questi sentimenti, quindi dovete sempre fare un po' di attenzione con lui, perché purtroppo ci sono persone anche così, eh? Allora, prendiamo sette carte, vediamo un poco. Cosa voglio dirci in queste carte? Andiamo a vedere un poco. Allora, la carta nascosta è il cavallo di coppe. Quindi generalmente comunque c'è una bella energia nelle vostre carte. Allora, vediamo. Settima carta, la papessa. Abbiamo l'otto di spade. Abbiamo il 6 di coppe, vedete nel suo cuore ci è uscito proprio il 10 di spade. Non è una persona assolutamente facile. Abbiamo il 7 di denari, abbiamo un re di denari e abbiamo un asso di spade. Quindi vediamo un poco. Abbiamo l'asso di coppe. Aspetta, il cavallo di coppe, non so dove farvele vedere le carte perché non riesco a vedere le inquadrature, credo che qua la vedete. Perfetto, iniziamo subito col primo chakra, abbiamo l'asso di spade, una persona che tendenzialmente ha sempre cercato di essere un po' diverso dagli altri. Lui è una persona che ha lottato tanto nella vita e ha sempre dovuto farlo da solo. Questo purtroppo è una carta che molto spesso rappresenta anche il potere e la forza. Una persona molto indipendente, lo vedo anche dal re di denari, molto indipendenti e forse anche un po' egoista nel suo modo di essere. Ecco perché i suoi sentimenti in questo momento, per quanto possano sembrare, non è, forse ci sono anche, però è una persona che non fa mai vederlo, non li dimostra mai. L'asso di spada però dimostra che lui ha una grande forza dentro di sé, quindi ha una grande voglia anche di difendere questo tipo di rapporto. Ha sostanzialmente voglia anche di lottare per cercare di dimostrare proprio quello che pensa in questo preciso momento, però purtroppo è una persona che ha sempre voluto costruire tutto nella sua vita. Non so se ci fate caso, ma in questa carta il re abbassa gli occhi, cioè ha gli occhi abbassati, come per dire io sto bene nel mio mondo, nel mio lavoro, nella mia casa, quello che ho costruito. Sembra molto una persona di un segno di terra, sembra molto una persona molto ferrea anche su quello che ha costruito, una persona che tende molto a proteggersi o a difendersi sul proprio lavoro perché è stato uno che nella vita ha dovuto lottare moltissimo proprio per essere quello che è in questo momento.
Nei sentimenti però purtroppo c'è qualcosa che non va. Allora, qui abbiamo un 10 di spada e qui mi riporta al discorso che vi facevo prima sul fatto che lui magari abbia sofferto troppo in amore. Allora, per alcuni purtroppo il sentimento sta per finire se non è già finito. Quindi questo lo devo dire perché le carte non possono mentire. Quindi è molto probabile che non c'è, se voi sapete, insomma, se avete fatto questa domanda è perché evidentemente è una persona che non si fa sentire da 2 anni, è una persona che magari non la sentite da molto tempo, quindi è possibile che questa persona quindi non c'è più, nel senso non esiste più a livello sentimentale. Ed è molto evidente, forse c'è anche qualcun altro nella vita di questa persona e quindi bisogna accettarlo perché anche c'è l'otto di spade, quindi bisogna accettare il fatto e la realtà che questo sia stato un amore dove c'è stata empatia, entusiasmo, però sia finito. Quindi dobbiamo accettarla questa cosa, soprattutto se è una persona che non si fa sentire da anni, se sapete che si è fatta la propria vita e soprattutto se sapete che vi ha già detto molte volte lasciami in pace, sono fidanzato, non mi scrivere più. Ecco, voi sapete, se si state ascoltando e avete avuto questo tipo di realtà, questo rapporto purtroppo è finito. Anche se non ha nessun'altra, credo che sia una persona che tende a starsene per i fatti suoi. Se invece state con una persona e non capite i sentimenti, se invece pensate ad una persona che state frequentando, una persona che in qualche modo ogni tanto si fa sentire e non capite realmente quei sentimenti, qua c'è uno che ha problemi con proprio l'esternare, e l'ho detto anche prima da queste carte, c'è sicuramente una persona empatica, ma una persona che fa molto fatica ad esternare e non credo neanche che ve li potrà dimostrare. Anche perché lui sembra quasi un bambinone nei sentimenti, dice, a lui piace scherzare, piace giocare, vi coinvolge in queste cose, ma se vi deve proprio dimostrare qualcosa, non credo. Attenzione alle coppie extraconiugali, perché qui potrebbe esserci comunque inconsciamente un'altra persona, forse una persona anche nascosta, o comunque vi può dire, sai, con mia moglie non vado d'accordo, in realtà poi la moglie è molto presente, quindi anche nel futuro questo rapporto potrà essere solo come lo state vivendo adesso, nel senso magari un rapporto sessuale, un rapporto dove c'è un coinvolgimento sentimentale, ma non credo che a livello sentimentale, emotivo con queste carte sia una persona così molto aperta. Scusate. Inoltre, potrebbe essere anche una persona che sta pensando molto alla sua ex, quindi qua potrebbe esserci proprio una persona che a livello sentimentale in questo momento è bloccato anche perché sta vivendo, e l'ho visto qui della sofferenza, del fatto che lui abbia rischiato e comunque sia stato male, e ci pensa ancora purtroppo a questa persona, e non è che non sarà facile toglierselo. Allora, questo dovete essere bravi veramente voi a incamminarvi verso questa realtà. Allora, riceverete dei messaggi da parte sua, forse dei messaggi anche molto onesti rispetto a quello che è il sentimento nei vostri confronti, quindi mi raccomando, cercate di viverla con molta più tranquillità in questo momento, va bene? E purtroppo non ci sono molte cose da dire perché mi rendo conto che questi sono sentimenti molto molto complessi, molto difficili, proprio perché abbiamo davanti una persona non facile. Lo so che mi ami ancora. Andiamo a vedere cosa dicono queste carte. Mi sta costando molto. Vedi cosa dice. Sto incontrando resistenza. C'è proprio un blocco in questo rapporto, vedi? So che mi ami ancora, quindi è una persona che magari pensa al fatto che sì, voi ci siete, però insomma non è ancora molto. Mi sta costando proprio lasciarmi andare e c'è proprio una resistenza in questo rapporto, eh? Quindi sì, fate un po' attenzione a questa realtà, a questa situazione, perché le cose insomma possono cambiare. Oppure magari siete davanti magari a un rapporto, non che possono cambiare, credo che ci siete davanti a un rapporto che forse non sarà facile cambiare i propri sentimenti. Altra cosa, sento che vi siete focalizzati troppo su una persona che non c'è più, che non vi vuole più. Quindi attenzione a questo, perché questa potrebbe essere una tipica stesura per dirvi voltate pagina. E vabbè, ci sono magari delle stesure così, non è che può essere sempre rose e fiori il tutto. Bene, andiamo avanti e vediamo la seconda pietra, la terza pietra. Allora, tutti coloro che invece hanno selezionato la nostra sodalite azzurra, andiamo a vedere un po' questa, lasciamo qui. Vediamo un po' per tutti quanti voi come sarà questa stesura.
Allora, riguarda soprattutto le persone che vogliono sapere i sentimenti della persona vicino a voi, quindi potrebbe riguardare magari un uomo che non c'è più e quindi che state pensando, una persona con cui avete avuto a che fare nel passato, una persona che in questo momento c'è ma non riuscite a capire i suoi propri sentimenti o semplicemente volete conferma di qualcosa, quindi anche magari una persona che state pensando e capire se realmente vi vuole o meno. Bene, andiamo a vedere un poco. Ricordo che per qualsiasi informazione in basso avete la mia email o la mia pagina web. Sulla pagina web potete prenotare direttamente con la vostra carta di credito, la vostra PayPal, quello che avete. Oppure basta che mi scrivete un'email e io vi mando tutti i dati. Bene, andiamo a vedere un poco. Prendiamo queste carte qui. Allora, abbiamo la carta della concentrazione, la generosità, il raggiungimento, la carta dell'armonia, la carta dello star bene in questo preciso istante, la carta della praticità. Questi sono bei sentimenti in realtà, eh? Abbiamo la generosità, lo star bene, quindi il complimento della propria vita, il raggiungimento anche di qualcosa di molto importante. Allora, qualsiasi sia la vostra realtà in questo preciso istante, credo che bisogna pazientare molto perché voi state arrivando veramente ad una grande opportunità. A parte che il Sole è uscito già 2 volte e abbiamo un Saturno molto attivo, quindi credo che le cose prenderanno finalmente la strada giusta. Voi avete una persona che è concentrato molto sul vostro rapporto. Sembra che non sia così perché è una persona magari leggermente un po' fredda con Saturno qui presente, 1, 2, 3 carte di Saturno, quindi potete immaginare com'è molto forte, no? E forse anche un po' chiuso nel suo mondo, ma in realtà lui è una persona che sta cercando di trovare la strada giusta per poter accontentare, diciamo, questo tipo di rapporto. È bello perché in realtà lui da ora in poi si concentrerà anche magari nel vedere e farvi vedere le cose pratiche. Comunque questo è un bellissimo sentimento perché alla fine c'è proprio la voglia di ritrovare sempre armonia, c'è sempre la voglia anche di superare quegli ostacoli che si possono ritrovare durante il cammino quando si sta insieme, quando c'è una persona genere nella vostra vita. C'è la voglia anche di riconcentrarsi su questo rapporto e di vivere le cose pratiche in questo momento, quindi sento proprio dei sentimenti belli, belli finalmente perché credo che finalmente lui ha capito anche i suoi sentimenti nei vostri confronti, nel senso che lui finalmente ha capito cosa realmente prova. Molto spesso siamo un po' in balia delle onde, non riusciamo a capire realmente quale sia la nostra strada, il nostro percorso. Ecco, questo invece secondo me è un bellissimo momento perché lui ha capito finalmente che prova dei sentimenti importanti per voi, che prova finalmente delle belle emozioni nei vostri confronti, sente perfettamente che il fatto che lui si concentri di più su questo vostro rapporto si sente meglio, tende piano piano a darvi anche dei piccoli spunti, no? Riguardante il vostro rapporto. State cercando di dimostrare sempre di più quello che realmente prova nei vostri confronti. Quindi secondo me questo è veramente un bel momento dove state vivendo anche lui, insomma, sta vivendo finalmente la serietà di un sentimento. Quindi mi rendo conto che questo sono sentimenti importanti, dove si sente anche un po' più pieno, nel senso forse era un po' alla ricerca dei sentimenti, alla ricerca magari di qualcosa di importante, e poi a un certo punto li ha ritrovati proprio in voi, senza andare a cercare in giro o verso altre persone. Quindi questo potrebbe essere veramente il momento dove si ferma e sta trovando proprio la vera armonia con i vostri confronti, no? Ha finalmente raggiunto il benestare con voi, cioè ho capito come far andare bene le cose, sia per me che con questa persona che siete voi in questo caso. Quindi molto interessante, anche perché è una persona molto più pratica e veramente a breve riuscirete ad avere anche delle belle o dei momenti molto importanti, devo dire. Queste sono carte positive. Preferisco però vedere i tarocchi. Vediamo un attimo cosa mi dicono i tarocchi di questo
di questo sentimento, vediamo un poco. Allora, vediamo un poco qual è la carta della temperanza come carta nascosta. Vedete l'equilibrio che lui sta alla fine ricercando in questo tipo di rapporto, o l'equilibrio che finalmente è riuscito a trovare nei suoi sentimenti, no? Quindi sembra che sia andato un po' alla ricerca di questo vostro amore, di questo vostro rapporto, e l'ha riuscito a trovare proprio grazie a voi in questo momento, quindi è veramente in una bella fase. Abbiamo il 6 di coppe, abbiamo l'asso di spade, abbiamo la carta dell'imperatore, ma vedete nel cuore è uscito il cavallo di coppe, l'asso di coppe nei sentimenti, la morte e l'asso di bastoni. Questi sono veramente bei sentimenti, quindi carta nascosta. Belli, abbiamo una persona molto coinvolta dentro di voi, ma una persona che finalmente anche qui nel cuore si sente molto preso anche nei vostri confronti. Abbiamo l'asso di bastoni nel primo chakra che rappresenta proprio la passionalità. Credo che anche quella la sta vivendo in maniera diversa, che finalmente sta sentendo proprio un coinvolgimento anche fisico maggiore rispetto a quello che stava vivendo precedentemente. Una persona più attiva, lo vedo, una persona molto più attiva. A livello di passione, vedete, c'è una grande trasformazione qui, no? C'è proprio tutto un mondo che si sta trasformando anche nelle proprie emozioni, le sta vivendo in maniera diversa. È molto equilibrato tra il suo corpo, le sue emozioni, l'aspetto fisico, l'aspetto emotivo, cioè c'è proprio un grande coinvolgimento in questo momento. E quindi credo che questo sia veramente utile anche a livello di emozioni. Devo dire che questo è un momento importante perché questo cavallo di coppa vi porta veramente verso a delle novità sentimentali. È uno che si lascia andare, uno che si lascia trasportare finalmente dalle emozioni, è uno che fa fluire un po' le sue emozioni, i suoi sentimenti, che sì, magari resta rigido nel modo di parlare, ma perché forse ha anche bisogno ancora di coprirsi, no? Forse non vi manda messaggini, eccetera, perché secondo lui non sono cose pratiche. Ma secondo me ve lo sta dimostrando anche in maniera diversa, quindi non c'è bisogno sempre di messaggi. Questo è un momento molto importante. Attenzione, perché lui farà un passo molto importante a breve e vi farà una bella dichiarazione, secondo me. Ed è proprio quello che ha sempre sognato anche un po' da bambino. Vedete come è ritornato un po' fanciullo, ha eliminato un po' quella corazza di persona dura, autoritaria dentro di se stesso, e a breve finalmente vi esporrà proprio i suoi propri sentimenti. Lo farà proprio perché vorrà rompere il ghiaccio, vorrà provarci. Quindi mi raccomando, questo sarà un momento molto, molto importante. Belli questi sentimenti, è una persona che in qualche modo vi vuole veramente tanto. Allora, qua abbiamo la carta della resistenza, non dimenticarmi. Ti sorprenderà, vedete? Sembra quasi che ci sia una sorpresa, qualcosa che vi sorprenderà veramente tanto in questo momento. Non fate resistenza, non dimenticatevi, magari non dimenticare mai che questa persona comunque ha un passato molto particolare, perché secondo me sono bei sentimenti. Non c'è moltissimo da aggiungere, perché qua c'è proprio un bel equilibrio in realtà da questa stesa, e sono molto 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 contento, va bene? Allora, spero che questo messaggio vi sia stato utile e noi ci sentiremo alla prossima. Ciao!